Buongiorno a tutti, mi chiamo Rita Pini, sono medico anestesista rianimatore che lavora all'ospedale Bufalini di Cesena. Lavoro presso l'unità operativa di anestesia e rianimazione, il cui direttore è il dottor Vanni Agnoletti. In questo video io parlo a nome di tutti gli anestesisti ostetrici dell'ospedale Bufalini per illustrarvi le caratteristiche cliniche ed organizzative della partenalgesia. L'analgesia epidurale in travaglio di parto è una tecnica per il controllo farmacologico del dolore e consiste nell'iniettare farmaci, che sono anestetici locali a bassissima concentrazione ed oppioidi, mediante delle iniezioni che vengono fatte nella schiena. L'obiettivo dei farmaci è quello di raggiungere le radici nervose per bloccare le fibre dolorifiche che trasportano il dolore attivato durante il travaglio del parto, lasciando integra la restante sensibilità e il movimento. La posizione nella quale viene eseguita l'analgesia è solitamente quella seduta, con il capo in flessione sul tronco, le spalle abbassate lontano dalle orecchie e i piedi appoggiati ad un sostegno stabile. La freccia indica solitamente il punto dove viene eseguita la partenalgesia. Si tratta dello spazio lombare in una sede dove il midollo spinale è terminato. Il midollo infatti termina solitamente al margine superiore della prima vertebra lombare, mentre le iniezioni della partenalgesia vengono eseguite ad un livello sottostante. Diciamo solitamente alle signore di inarcare la schiena come fanno i gatti quando sono arrabbiati, in modo tale da aprire gli spazi intervertebrali e da rendere più facile l'esecuzione della manovra. Più raramente viene scelta la posizione laterale. Questo soprattutto quando una ragazza chiede l'analgesia in una fase avanzata del travaglio e può essere per lei difficile mantenere la posizione seduta. Oppure se ci sono particolari difficoltà tecniche ad incurvare la schiena in posizione seduta e quindi si preferisce la posizione laterale. La manovra viene sempre preceduta dall'esecuzione di un'ampia disinfezione della cute in modo tale da realizzare un campo sterile. L'anestesista è ovviamente alle spalle della paziente, mentre l'ostetrica è davanti e l'aiuta a mantenere la posizione. L'anestesista individua lo spazio dove pungere e quindi esegue un'anestesia locale di superficie in modo tale da addormentare la cute e il sottocute e da far sì che la manovra successiva non sia dolorosa. Durante tutta la procedura c'è un contatto verbale tra la signora e l'anestesista e ogni donna è invitata a riferire all'anestesista qualunque disagio o fastidio percepito durante la manovra, in modo che l'anestesista possa eventualmente eseguire più anestesia locale. Durante questa procedura, il compagno viene invitato ad uscire dalla sala parto per poi farvi ritorno al termine. Vediamo ora in rassegna quelle che sono le tecniche per realizzare l'analgesia epidurale, in particolare la tecnica spinale, la tecnica peridurale e la tecnica combinata spino-peridurale. A Cesena noi siamo soliti sempre iniziare l'analgesia con la tecnica spinale. Essa consiste nel pungere la schiena con un ago molto sottile, il quale entra a livello dello spazio intervertebrale tra la seconda e terza vertebra lombare, oppure ancora ad un livello sottostante tra la terza e la quarta, e comunque sempre ad un livello inferiore al termine del midollo spinale. L'ago individua ad una profondità mediamente di 3,5-4 cm lo spazio spinale, che qui è rappresentato con il colore azzurro, ed inietta la quantità più bassa possibile di anestetico locale e oppioide. Una volta iniettato il farmaco, l'ago viene ritirato e nella schiena non rimane nulla. A distanza mediamente di 5-10 minuti dall'iniezione, le contrazioni cambiano le loro caratteristiche. Vengono percepite dalla donna come un indurimento della pancia, una sorta di vibrazione, ma non più come dolore. A questo punto la donna viene sempre mantenuta nella posizione seduta e si procede con la seconda tecnica, che è la tecnica epidurale. La tecnica epidurale o peridurale consiste nell'utilizzare un ago di calibro lievemente superiore a quello della tecnica spinale, il quale viene indirizzato, pungendo la cute allo stesso livello dell'ago da spinale, alla ricerca dello spazio epidurale. Lo spazio epidurale è uno spazio molto sottile che si trova più superficialmente rispetto allo spazio spinale. Nella diapositiva è rappresentato con il colore rosa, mentre lo spazio spinale è quello con il colore rosso. Una volta individuato lo spazio epidurale, attraverso l'ago viene fatto risalire nella schiena un sottile cateterino, il cui calibro è all'incirca quello di un capello, poco superiore a quello di un capello. Il cateterino risale nella schiena per una lunghezza di circa 10 cm. La parte che esce viene incerottata in modo tale che il catetere non si sposizioni.
In questa diapositiva potete vedere come è realizzata la medicazione del catetere epidurale. L'estremità distale è libera nella spalla, è connessa ad un filtro ed è attraverso questa che si iniettano le dosi successive dei farmaci senza ripungere la schiena. Questa medicazione consente ad ogni donna di assumere posizioni libere durante il travaglio. Pertanto, la tecnica peridurale consente di introdurre nella schiena un presidio attraverso il quale i farmaci possono essere iniettati ogni qualvolta una donna ne ha bisogno, senza ripungere la schiena. Ogni donna viene anche istruita sul fatto che l'anestesista va richiamato non appena il dolore accenna a ritornare e non aspettando che sia di intensità forte. Infatti, il dolore deve essere controllato e non si deve permettere che raggiunga intensità elevate che dovrebbero essere poi associate alla somministrazione di farmaci a dosaggio superiore per farlo passare. La tecnica spinoperidurale è una tecnica alternativa che utilizza un set dedicato, particolare, il quale consente, mediante un'unica puntura di cute, di realizzare entrambe le tecniche. Solitamente noi a Cesena utilizziamo di preferenza la tecnica spinale prima e la tecnica peridurale successivamente. Quindi andiamo con una tecnica a doppia puntura. La scelta del tipo di tecnica con cui realizzare l'analgesia è comunque sempre di pertinenza dell'anestesista e viene eseguita in base alle caratteristiche della parturiente ed in base alla sua evoluzione del travaglio. Quali sono le indicazioni ad eseguire l'analgesia? Solitamente la richiesta materna è la condizione in base alla quale si esegue l'analgesia in travaglio di parto e in assenza di controindicazioni anestesiologiche ed ostetriche, la richiesta materna è sufficiente per iniziare l'analgesia. Occorre avere degli esami del sangue che siano eseguiti entro 30 giorni dalla data del parto, in particolare un emocromo, una coagulazione ed un dosaggio del fibrinogeno. Esistono poi delle condizioni cliniche che possono far sì che il medico, ginecologo e anestesista consiglino alla partoriente l'esecuzione dell'analgesia. Alcune sono correlate alla gravidanza, per esempio condizioni di ipertensione in gravidanza, condizioni di preeclampsia o le gravidanze gemellari o pregressi tagli cesarei. Altre sono delle condizioni patologiche materne, patologie cardiache e asma, indipendenti dalla gravidanza. È comunque sempre vero che una donna può rifiutare questo consiglio medico e rifiutare la partoanalgesia. Quando iniziare l'analgesia e quando è troppo tardi. Poiché l'indicazione alla partoanalgesia, nella stragrande maggioranza dei casi, la danno le donne chiedendo un sollievo dal dolore, e se si chiedono anche quando è possibile domandare la procedura. Ora, non esiste una dilatazione arbitraria del collo cervicale, quindi del collo dell'utero, al di sotto della quale l'analgesia possa essere negata. Pertanto, in assenza di controindicazioni, la richiesta materna è un requisito sufficiente ad iniziare l'analgesia e, in presenza del consenso ginecologico, essa può essere iniziata indipendentemente dalla dilatazione cervicale. Sicuramente l'inizio dell'analgesia in travaglio attivo è la situazione ideale. Esistono tuttavia delle situazioni di prodromi particolarmente dolorosi in cui una ragazza può avere bisogno dell'inizio dell'analgesia e deve essere rassicurata in questi casi sul fatto che l'inizio precoce non comporta un aumento di incidenza dei parti cesarei. Così come la dilatazione del collo non è un criterio dirimente per l'inizio dell'analgesia, non lo è nemmeno per dire che l'analgesia è troppo tardi, quindi è tardiva, nel senso che una donna, anche a dilatazione completa, può richiedere l'analgesia. Il fatto che ci sia una richiesta tardiva, che quindi venga rifiutata, dipende dalla posizione della testa del bambino. Se cioè sotto spinta materna si vede la testina del bambino che sta uscendo, ed effetti è effettivamente troppo tardi per iniziare l'analgesia epidurale. Durante l'analgesia viene garantita il contenimento del dolore, ma la donna può assumere posizioni libere, può camminare, rimane la sensibilità delle gambe e della pancia e questo consente di percepire la contrazione come un indurimento della pancia, ma non associata al dolore. E in fase espulsiva attiva
consente alla donna di percepire la forte pressione che la testina del bambino, ormai impegnata nel canale del parto, esercita sul piano perineale e dietro, posteriormente, sul retto. Quindi l'analgesia non elimina la pressione sul piano perineale ed è contro questa pressione che una donna spinge, orientando correttamente la propria spinta e la forza in essa. L'analgesia, pertanto, non deve privare una donna della capacità e della forza di spingere. Quali sono le controindicazioni anestesiologiche all'esecuzione dell'analgesia? Si dividono in assolute e relative. Quelle assolute sono il rifiuto della donna, le coagulopatie in senso emorragico, le piastrine al di sotto delle 75.000 unità, terapie con anticoagulanti senza opportuni intervalli di sospensione, stati di shock materno, stati di setticemia materna, ipertensione endocranica. Queste tre condizioni sono di solito non compatibili con un travaglio di parto e pertanto è difficile trovarsi di fronte a queste condizioni. Sono controindicazioni invece assolute la presenza di infezioni cutanee lombari localizzate nel punto di iniezione, come la presenza di tatuaggi senza aree di cute libera da pigmento, poiché l'ago potrebbe portare all'interno dello spazio epidurale pigmento nocivo per le radici nervose. Controindicazione assoluta è anche l'allergia agli anestetici locali o agli oppioidi che noi utilizziamo. Sono invece controindicazioni relative, cioè situazioni che vanno valutate di volta in volta, la febbre. Sulla febbre è bene aprire una parentesi. La febbre è correlata ad infezioni respiratorie, le infezioni da Covid negli ultimi tempi, le febbre urinarie, non sono controindicazioni, poiché in questi casi si tratta di febbri localizzate. Se tuttavia nella donna si sviluppa uno stato setticemico, allora ci può essere una controindicazione all'esecuzione dell'analgesia. La presenza di cicatrici nella colonna lombare in esiti di interventi neurochirurgici può comportare un aumento dei rischi della manovra e anche una maggiore difficoltà. I tatuaggi vanno comunque sempre valutati, quindi le controindicazioni relative sono delle situazioni che vanno di volta in volta valutate durante la visita anestesiologica. Un'analgesia condotta con l'utilizzo di bassi dosaggi di anestetici locali ed oppioidi, preservando la sensibilità e il movimento, non deve interferire con la fisiologia del travaglio. E questa è la finalità ultima dell'analgesia, di contenere il dolore senza interferire con la fisiologia del travaglio. In questo modo non aumenta l'incidenza dei parti cesarei, non determina effetti diretti negativi sul neonato, non comporta un'aumentata incidenza di ingressi dei neonati in terapia intensiva neonatale e non è correlata con l'insorgenza di lombalgia cronica nel postpartum. Quali sono gli effetti collaterali dell'analgesia? Modesto prurito che si autolimita. Il fatto che una donna, una volta iniziata l'analgesia, debba rimanere in sala parto perché c'è un tracciato cardiotocografico in continuo e che ogni somministrazione debba essere seguita dal riscontro dei parametri vitali materni, in particolare pressione e frequenza cardiaca. Talvolta i nostri farmaci comportano un abbassamento della pressione che può richiedere un trattamento con idratazione endovena. I tempi del travaglio si allungano in analgesia solo nella fase di transizione, cioè l'intervallo di tempo che va dal raggiungimento della dilatazione completa all'inizio della spinta. Questo è di solito conseguenza del fatto che l'analgesia facilita la dilatazione, poiché determina, per effetto farmacologico soprattutto degli oppioidi, un rilassamento delle cellule muscolari lisce del collo. L'acquisizione della dilatazione completa in analgesia si ha quando la testa del bambino è ancora alta e si deve ancora impegnare nel canale del parto trovando la strada per arrivare alla nascita. In questa fase di transizione, una volta che una ragazza ha dilatazione completa ma la testa del piccolo è ancora alta, la donna non avverte nessuna sensazione di spinta, deve affidarsi alle cure della sua ostetrica, la quale la aiuterà, assumendo delle particolari posizioni, a far sì che il bambino possa trovare la sua strada migliore per nascere. Questa è la fase di transizione ed in analgesia può essere allungata. In corso di parto analgesia ci può essere la necessità di fare ricorso all'ossitocina endovena se le contrazioni sono troppo flebili come intensità e può essere necessario il ricorso ad un cateterismo vescicale estemporaneo per vuotare la vescica qualora la donna perda la sensibilità ad urinare.
Gli eventi avversi della parto analgesia. Anzitutto una scarsa efficacia legata all'uso di concentrazioni troppo basse per la fase del travaglio in cui una ragazza si trova. In questo caso basta semplicemente aumentare la concentrazione dei farmaci, sempre rimanendo all'interno del range che non inibisce la sensibilità e il movimento. Può capitare soprattutto dei travagli precipitosi, in cui noi partiamo con dosaggi molto bassi, ma che evolvendo molto rapidamente fanno sì che una ragazza ci chiami molto velocemente per somministrare la dose successiva. Una complicanza nel posizionamento del cateterino può essere l'incannulamento accidentale di un vaso. In questa diapositiva vedete che nello spazio peridurale, oltre alle radici nervose, è presente anche tessuto adiposo e vasi venosi. Se accidentalmente il cateterino viene inserito all'interno di un vaso venoso, deve essere sfilato e riposizionato, in quanto il catetere deve rimanere a contatto con le radici nervose, ma non all'interno di un vaso. A volte può capitare che il cateterino all'interno dello spazio epidurale si lateralizzi o si sposizioni, sono rare situazioni in cui comunque esso va riposizionato. L'evento avverso della parto analgesia è la cefalea da accidentale puntura durale. Si tratta di una cefalea che solitamente insorge a 24-48 ore di distanza dalla manovra di parto analgesia e che è la conseguenza di un problema tecnico durante la ricerca dello spazio epidurale. Questo mal di testa non insorge subito dopo la manovra e non ha problemi correlati all'analgesia. Invece, a distanza solitamente di 24-48 ore dall'esecuzione dell'analgesia, compare. Si tratta di una cefalea tipicamente posturale che compare in posizione eretta e di solito scompare in posizione coricata. Talvolta si associa a rigidità nucale e più raramente a disturbi visivi, come visione doppia o fastidio alla luce, o disturbi uditivi, in particolare ronzio all'orecchio o senso di orecchie tappate. Si tratta di una situazione purtroppo che richiede un mantenimento della posizione coricata anche per 4-5 giorni. La cefalea è benigna e quindi tende sempre a guarire nell'arco massimo di 2 settimane. Talvolta, nelle cefalee ostinate, è necessario ricorrere ad un trattamento che si chiama blood patch, che consiste nel ripetere una manovra di ricerca dello spazio epidurale e dell'iniettare nello spazio epidurale un volume di sangue che è raccolto sterilmente dalla donna stessa, in modo tale da creare una sorta di tappo all'interno della breccia che accidentalmente si è creata a livello della dura madre. Avrete quindi compreso che questa cefalea non è un evento casuale, ma è un evento correlato ad un problema tecnico durante la manovra da parte dell'anestesista. L'incidenza media nel nostro centro di questa complicanza è di una ragazza su 100. In questa diapositiva, nella quale non mi voglio dilungare, vi ho rappresentato il problema tecnico dell'anestesista. L'ago, con il quale si esegue la, ricerca dello spazio epidurale, che è l'ago colorato di rosa, è un ago di calibro superiore rispetto all'ago spinale. L'ago spinale, volutamente nel suo percorso, attraversa una membrana che divide lo spazio epidurale più superficiale dallo spazio spinale più interno. Questa membrana si chiama dura madre. Se accidentalmente l'ago da epidurale attraversa la dura madre, crea una breccia ed è la breccia che causa il mal di testa. Mal di testa dovuto al fatto che attraverso questa breccia, questo buchino, il liquido spinale esce dello spazio epidurale, comporta una ipotensione liquorale, una trazione sulle strutture cerebrali superiori da cui origina la cefalea. Tutto questo solo per dirvi che il mantenimento della posizione coricata non è solo finalizzato al fatto che in quella posizione non c'è mal di testa, ma anche alla guarigione, perché in posizione coricata la fuoriuscita di liquido spinale nello spazio epidurale è ridotta e la cicatrizzazione del buco accidentalmente formato è più rapida. Non abbiamo
mai tenuto ricoverate le pazienti nel momento in cui abbiamo appurato che si trattasse di una cefalea da accidentale puntura durale più a lungo di qualche giorno, in particolare 2 giorni in più rispetto ad una degenza consueta. Nel momento in cui capiamo che una ragazza si è riuscita ad organizzare e che la famiglia può supportare la ragazza nell'accudimento di se stessa e del neonato, la possiamo mandare a casa sempre con un contatto telefonico. Gli altri eventi avversi correlati alla parto analgesia in assenza di condizioni di rischio sono situazioni che non possono essere previste. Il motivo per il quale facciamo sempre fare gli esami del sangue, le riteniamo validi se non sono stati eseguiti oltre il mese, è proprio quello di escludere eventi a rischio. Il fatto di vedere che una ragazza ha piastrine superiori al 75.000, non ha turbe della coagulazione, permette di escludere un rischio emorragico. Comunque tutte le situazioni di rischio andranno poi valutate singolarmente nel contesto di una eventuale visita anestesiologica. Nel caso in cui durante un travaglio di parto si debba eseguire un parto cesareo e la paziente avesse il cateterino epidurale, a questo punto si aumenta il dosaggio di anestetico locale di 10 volte nell'arco di un tempo mediamente di 10 minuti, si converte l'analgesia in anestesia ed una ragazza può affrontare l'intervento chirurgico senza dolore rimanendo sveglia. A questo punto il cateterino, che normalmente dopo un parto spontaneo viene sfilato senza dolore dopo qualche ora, viene mantenuto per le 36 ore successive, collegato a delle pompe infusive che erogano delle somministrazioni programmate intermittenti in modo da contrastare l'insorgenza del dolore postoperatorio. Prima di parlarvi del percorso organizzativo della partonalgesia a Cesena, volevo solo ribadire 2 concetti. Il primo, che la partonalgesia è compatibile con tutte le metodiche di controllo non farmacologico del dolore, ad eccezione del parto in acqua. Se una donna che sta travagliando in acqua desidera l'analgesia, deve uscire dall'acqua, asciugarsi e una volta che ha iniziato l'analgesia non può più fare ritorno nella vasca. L'altra cosa è che per eseguire l'analgesia è sempre necessario il consenso del ginecologo di guardia, che è responsabile del benessere materno e del feto, e che il ginecologo ha facoltà in qualunque momento di interrompere la parto analgesia. Solitamente l'interruzione corrisponde all'indicazione ad eseguire un taglio cesareo. Da ultimo, per le ragazze che non eseguono la partonalgesia e che hanno un'indicazione ad eseguire il parto cesareo programmato, volevo solo comunicare loro che l'anestesia solitamente è un'anestesia di tipo spinale e che viene utilizzato l'ago sottile senza l'introduzione del catetere. Il percorso organizzativo della partonalgesia a Cesena prevede che ogni ragazza che voglia o non voglia fare la partonalgesia abbia comunque materiale informativo a disposizione, in modo tale che possa fare una scelta libera e consapevole nel momento del travaglio. Pertanto, la visualizzazione di questo video, la presa visione di materiale informativo cartaceo è sempre consigliata. Qualunque chiarimento può essere espresso via mail all'indirizzo che vedete indicato. È necessario eseguire gli esami del sangue, l'emocromo, la coagulazione e il dosaggio del fibrinogeno che non siano più vecchi di 30 giorni. Sul dosaggio del fibrinogeno apro solo la parentesi dicendo che non deve essere fonte di allarme il fatto di vedere l'asterisco correlato al valore perché in gravidanza il fibrinogeno è fisiologicamente elevato. Il servizio di anestesia mette a disposizione un ambulatorio di visite anestesiologiche di parto analgesie attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. La visita anestesiologica è su scelta materna, su base volontaria per le ragazze che hanno una gravidanza a basso rischio, fortemente raccomandate nelle ragazze con una gravidanza a rischio o che affrontano un travaglio indotto, in modo tale che possano essere
visualizzati ed affrontati eventuali fattori di rischio. L'esecuzione della parto analgesia presso l'ospedale Bufalini è garantita tutti i giorni, feriali e festivi, H24. Solo in situazioni straordinarie in cui l'anestesista ostetrico fosse già impegnato in altre urgenze ostetriche, alla donna che fa richiesta di parto analgesia potrebbe essere detto di dover aspettare. Viceversa, non appena si libererà l'anestesista, sarà pronta l'esecuzione dell'analgesia. La visita anestesiologica, che ripeto è su base volontaria, si svolge nel contesto della presa in carico presso gli ambulatori ostetrici al quinto piano della scala C. Durante la visita, l'anestesista compila un cartellino di parto analgesia, valuta la presenza di controindicazioni e per cui una donna è invitata a portare tutto il materiale clinico relativo a problemi attivi. Viene eseguito un esame della schiena, qualora una donna riferisca particolari problemi, e un test di apertura della bocca, che è utile soltanto nell'anestesia generale. L'anestesia generale è sempre controindicata in ostetricia, tranne le situazioni in cui non si può evitare. E pertanto, nel momento in cui una ragazza accede all'ambulatorio di parto analgesia, questo test viene comunque sempre eseguito, anche se quasi mai si rivela utile. Al termine della visita verrà consegnato un foglio di informativa che la signora potrà leggere in un ambiente più tranquillo, ma facciamo sempre eseguire una firma non vincolante in modo tale che una ragazza attesti la sua consapevolezza delle informazioni ricevute. Vi lascio dicendo che ciò che ogni operatore sanitario fa nel giorno della nascita del vostro bambino farà la differenza, perché quel giorno sarà speciale in quanto nascerà una nuova mamma e nascerà un bambino e cercheremo di mettere tutto il nostro impegno perché la vostra esperienza di parto sia assolutamente positiva. In bocca al lupo a tutte!